Cioè, ma appoggio qua con la mano, cioè, c'è problema. Metto così.
batterista. 96 sempre cattivo. Arbitro. Guarda, sono fermati tutti. Arbitro. Che è sto rumore? Ah no, è qua. 32. Ah, 40. Il posto più bello, che la porta qua. Beh no, la becca è lassù. Pausa. Dal campo Sbardella di Giardinetti, sesta giornata di EIFA Super League. Agli ordini dell'arbitro Fichera, gli assistenti Iudione e Spinozzi si affronteranno Unione Ferrovieri contro Borgorosso. Questi 22 in campo, l'Unione Ferrovieri si schiera con Pomponi in porta, difesa 4 con Cesaretti, De Angelis, D'Ambrogio e Pirino. Il centrocampo a 3 con Catino, Colantoni e Capitan Capasso. Il tridente d'attacco a Bale, largo a destra, largo a sinistra, altro Catino e il numero 33, la punta di Stefano, risponde il Borgorosso con Carmosini in porta, Marchetti, Altobelli, Di Carlo e Codiani in difesa, centrocampo Pellicciari, i quattro di centrocampo dietro alla punta saranno D'Annibale, Melchiorre, Di Maria e D'Ambrosi, l'unica punta, il numero 19, sarà Cicerchia. Borgorosso in maglia bianco-celeste a strisce verticali, risponde l'Unione Ferrovieri con la maglia blu, striscia verticale rossa. Palla proprio al Borgorosso che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra, risponde appunto l'Unione Ferrovieri da destra verso sinistra. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio del signor Fichera.
primo in classifica il Borgorosso con 11 punti. È quarto, ma solo a un punto in meno, l'Unione Ferroviari con 10. Sta per fischiare il signor Fichera. Guardaline che si mettono ora a posto nelle loro posizioni. Cenno d'intesa con i portieri. È iniziata Unione Ferroviari Borgorosso. Primo pallone per la squadra ospite in maglia biancoceleste. Giropalla tra i difensori centrali con Altobelli e Di Carlo. Alza lo sguardo, serve subito sulla sinistra Codianni, che può salire a campo Codianni, il terzino sinistro numero 3. Scambia ancora indietro con Di Carlo, gira ancora verso il compagno di reparto Altobelli, numero 18. Poi ancora Di Carlo, che può salire, lancio subito in verticale sull'esterno sinistro dove c'è Dannibale. Stoppa bene il pallone, anticipato però da un ottimo intervento difensivo del terzino destro dell'Unione Ferroviari. Azione offensiva dei blu, via in mezzo all'area di rigore, fermato però ancora da Di Carlo. Poi a centrocampo, ottimo disimpegno qui del Borgorosso. Gira ancora Di Carlo con Altobelli, poi Codianni, può salire ancora il terzino. Verticale ancora Dannibale, stoppa bene il pallone, ora può puntare a spazio. Dannibale converge verso il centro, scambia con Melchiorre, carica dietro, cambia dall'altra parte dove c'è D'Ambrosi. Era di rigore, esce e la fa sua Pomponi, subisce anche fallo qui il portiere dell'Unione Ferroviari. Rimane a terra per un difensore proprio con il contrasto con Pomponi. Cesaretti nella diagonale, è stato colpito proprio dal suo portiere. Ora si rialza. Ora l'arbitro Fichera va dal portiere a sincerarsi delle sue condizioni. Mentre si rialza, ancora un po' stordito però Cesaretti, che ha preso una botta al viso. Ora riparte Pomponi, larga verso D'Ambrogio. Scarico verso Pirino, il numero 77, il terzino destro, che sbaglia però la verticale verso Abbale. Regala palla al Borgorosso. Rimessa laterale già battuta, tre quarti offensiva Mancina. Cambio gioco sulla destra dove può distendersi Marchetti, numero 92. Alza lo sguardo Marchetti, tanto lui c'è solo D'Ambrogi. E torna indietro D'Altobelli, poi ancora Di Carlo, poi Pellicciari, la diga lì, il mediano davanti alla difesa. Sbaglia la verticale, recupera palla ancora una volta Unione Ferroviari, verticale in avanti a cercare la sponda del numero 9 che rimane ancora a terra. Grazie a terra Gurgone. Ora si rialza il numero 9. Si tocca però dietro al flessore della coscia. E c'è subito il primo cambio per l'Unione Ferroviari. Allora, primo cambio per l'Unione Ferroviari perché non ce la fa continuare Gurgone. Entra in campo il numero 18, Mollo. Primo cambio obbligato. Esce il terminale offensivo della squadra blu. Può ripartire il Borgorosso, che scambia con Codianni, centrocampo da Pellicciari, ancora dietro verso i centrali di difesa Di Carlo e Altobelli. Pallone proprio per lui, gira ancora verso Di Carlo a centro-sinistra della difesa biancoceleste. Scambia con Pellicciari, può salire Di Carlo, la verticale in avanti, copre bene qui il numero 77 Pirino. Può ripartire ma sbaglia ancora Pirino. Allora palla al Borgorosso, tre quarti offensiva, verticale in area di rigore, intercettata da un ottimo inserimento. Poi Cesaretti qui rischia qualcosa e la spazza in rimessa laterale. Tre quarti offensiva a destra, offensiva per il Borgorosso. A battere c'è Marchetti, che la scarica subito dietro. Cross in area di rigore sul secondo palo, troppo centrale, la fa sua Pomponi chiamandola e la larga sulla sinistra. Giocano dal basso i difensori
dell'Unione Ferroviari con Cesaretti. Alza lo sguardo, lancio sulla sinistra, cercare il numero 32, che è Colantoni, anticipato però. Può ripartire ancora il Borgorosso. Bello qui l'intervento di D'Ambrogio, con la rimessa laterale per il Borgorosso. E la batterà il numero 30, D'Ambrosi. Scarico verso Cicerchia, capitano di questo Borgorosso. Sbaglia però lo scarico verso il compagno. Allora rimessa per l'Unione Ferroviari, che gira ancora verso i propri difensori. Qui è Capitan Capassa, anticipato, recupera ancora palla però il numero 32 Colantoni. Si gira sulla destra. Ottimo qui l'intervento di tacco addirittura per disimpegnarsi del pallone. E posso dire a Bale. Poi però perde il pallone. Di parte sulla sinistra, si distende il Borgorosso, ma perde la sfera. Rimessa per l'Unione. Battere va Pirino, qui il numero 77. Scarica verso Capitan Capasso. Ancora Pirino, fascia a destra, sbaglia ancora Pirino, regalando di fatto la rimessa laterale al Borgorosso. In verticale, qui stoppa male il pallone Cicerchia, la rimessa per l'Unione, tanti finora le rimesse laterali. Siamo le pressi della quarta difensiva dell'Unione, poi De Angelis, gira verso Cesaretti, il numero 3, che si è ripreso dalla botta in precedenza presa dal proprio portiere. Lancio in verticale, cercare il numero 14 Abale, che ora fa la punta dopo l'uscita di Gurgone. Ancora palla fuori, ancora rimessa laterale per l'Unione, con Pirino a battere. Gira in dietro da D'Ambrogio, scambia D'Ambrogio e De Angelis il pallone, poi si scambia ancora sulla sinistra dove c'è Cesaretti, scambia ancora con D'Ambrogio, si sbraccia qui sulla sinistra Catino, che era solo. Ora Pirino, verticale, c'è Carabale, capisce tutto però il terzino sinistro del Borgorosso. Poi ancora palla verso la difesa dell'Unione, verticale in avanti verso il numero 33 Colantoni, gira ancora dietro verso De Angelis, numero 27, può salire, non è contrastato a campo, proprio il lancio in diagonale a cercare quel numero 96 Catino, non arriva allo stop. La rimessa laterale sarà per il Borgorosso nella propria tre quarti difensiva destra. A battere andrà Marchetti, che sbaglia la rimessa laterale regalandola all'Unione. Cesaretti, Capitan Capasso, scambio poi Capasso in diagonale, cercava il taglio di Abale, capisce tutto la difesa da bianco-blu. Poi recupera ancora palla l'Unione, ancora con Abale in scivolata, un ottimo intervento in scivolata di Pellicciari, che subisce, che commette fallo secondo l'arbitro. Allora, primo calcio di punizione dai 30 metri, siamo sul centro sinistra, sarà per l'Unione sul punto di battuta Capitan Capasso con il suo destro. 6 giocatori dell'Unione in area di rigore, marcano a uomo i difensori del Borgorosso, 2 in barriera, ne mette Carmosini. Va Capasso sul secondo palo, stacco di testa che non arriva, prima azione pericolosa per l'Unione Ferroviari. Bella la palla di Capasso, ma può ripartire subito il Borgorosso sul centro sinistra. Perde il pallone qui, rischiosissimo ancora Capitan Capasso, calcio al limite, traversa piena, la palla ancora in gioco, esce Carmosini con il mancino, cioè proprio Capasso, non è il suo piede, ma qui un ottimo collo mancino che si è stampato sulla traversa, poi la palla si è alzata ed è rimasta in gioco. Ora si distende però il Borgorosso sulla sinistra, va via benissimo con il numero 17 D'Annibale, però davvero fischia qualcosa perché ha visto un intervento falloso ai danni di un giocatore proprio del Borgorosso, perché ha dato il vantaggio che non si è concretizzato. Allora sul centro sinistra c'è un calcio di munizione pericoloso, 3 giocatori in area di rigore per il Borgorosco. Si scambia a corto con Pellicciari, che prova la botta alla destra di Pomponi, fuori, rimessa dal fondo, si lamenta il giocatore del Borgorosso
che per loro c'è stata una deviazione. D'Ambrogio scambia con De Angelis, avanti la propria area di rigore, scambia sulla destra da Pirino, lancio lungo contrastato da Dannibale, rimessa laterale per l'Unione. Ancora a battere Pirino, verticale, arriva il taglio di Abbale che non arriva però sul pallone, scambia ancora allora i difensori del Borgorosso che qui perdono il pallone e poi la recupera Dannibale, ancora rimessa sarà per l'Unione Ferroviari. Sulla destra c'è un con Pirino che subisce fallo, tre quarti offensiva a destra, calcio di punizione ancora per l'Unione Ferroviari. Questa volta non va a battere Capitan Capasso. Ancora non si è abbattuto questo calcio di punizione pericoloso, salgono quattro giocatori in area di rigore, ecco ora il quinto, da Abbale. C'è anche Catino in area di rigore. Cross in mezzo, troppo debole, la spazza fuori la difesa del Borgorosso. Rimessa laterale per l'Unione, su per giù all'altezza del calcio di punizione di pochi istanti fa. Sbagliata però, rimessa laterale troppo lunga, non ci arriva nessuno. Allora rimessa dal fondo per il Borgorosso, a battere andrà il portiere Carmosini con il numero 16. Poggia il pallone a terra, pronto alla rimessa. Salgono i difensori, quindi si presuppone che la rimessa sia lunga. Infatti è così. C'è lungo che cade a centrocampo, arrivano però soltanto giocatori in maglia blu sulla ribattuta. Poi Di Carlo scambia con Altobelli, in verticale arriva Pellicciari che si abbassa sempre nel ricevere il pallone, nell'impostare, come fa in questo caso, alza lo sguardo, serve Melchiorre dietro per Codianni, poi ancora Di Carlo, gira verso il proprio compagno di reparto Altobelli, numero 18, non trova uno sbocco verticale, si rifugia ancora da Di Carlo, ancora possesso palla sterile proprio davanti l'area di rigore propria del Borgorosso. Ora lancio in avanti, anticipato benissimo però l'attaccante del Borgorosso dal numero 6 D'Ambrogio. Poi palla fuori sulla destra, rimessa laterale per l'Unione Ferroviari con Pirino, gira ancora indietro verso De Angelis. Ora D'Ambrogio, Cesaretti stoppa bene il pallone con il mancino, poi si rifugia ancora una volta verso il proprio centrale di difesa De Angelis. Lancia in diagonale a cercare con il numero 96 Catino, anticipato però da un difensore del Borgorosso, poi lancio in verticale di Colantoni, c'era Catino in fuorigioco, l'ha fatta scorrere e poi ripartire il Borgorosso con Pellicciari, il numero 23, alza lo sguardo, sbaglia qui la diagonale di Codianni, quella però recupera il pallone, scambia ancora dietro da Pellicciari che può salire a spazio, ora rischia qui la giocata, infatti perde il pallone il Borgorosso, lo riconquista ancora Pellicciari e poi lo riperde. Attacca Bale, supera due, al terzo no, e palla addirittura al portiere del Borgorosso, Carmosini. Gira ancora palla verso i difensori centrali, il Borgorosso, tra Di Carlo e Altobelli. Ora Di Carlo, può salire palla al piede centralmente, va in diagonale a cercare Melchiorre con il numero 44, alza lo sguardo, cambia gioco, però non c'è nessun giocatore in maglia bianco-celeste. Cesaretti la fa sua, due giocatori su di lui, può partire Cesaretti in velocità, scambia con Catino, si rifugia ancora in dietro dal numero 96, poi D'Ambrogio si va dall'altra parte, lui però non arriva, mollo con il numero 18, è entrato in campo a inizio gara al posto di Gurgone, si è fatto male al primo pallone toccato. Allora rimessa per il Borgorosso, sbagliata, riconsegna palla all'Unione, si può distendere la squadra in maglia blu. Capasso gira ancora indietro da Cesaretti, può salire Cesaretti, numero 3, lancio in avanti a cercare Mollo, dove non arriva però l'inserimento dell'attaccante numero 18. Bella la chiusura dei due difensori centrali del Borgorosso. Ora si stende in verticale la squadra biancoceleste che perde nuovamente il pallone. Capasso gira sulla destra,
bella finta di corpo qui di Catino, che però perde il pallone perché il campo è finito. Allora rimessa laterale, sarà per il Borgorosso. E gira ancora indietro verso i propri difensori centrali che hanno toccato tantissimi palloni in questo inizio gara. Mentre stiamo entrando nel 15° minuto del primo tempo. Altobelli di Carlo, ancora loro. Scambiano con Codiani. Sbaglia lo stop, Codiani. Rimessa laterale in zona offensiva destra per l'Unione Ferrovieri, che batte con Pirino. Scambia ancora con Catino. Catone. Nella di rigore, cross dentro, anticipato ancora una volta, un'ottima diagonale difensiva di Marchetti. Poi bello qui il guizzo di D'Annibale, che può partire, si accentra, prende in pieno però Capitan Capasso, che ha la meglio, numero 16, poi subisce anche fallo al cerchio di centrocampo e chiede scusa a qui il numero 17 D'Annibale. Calcio di punizione per l'Unione Ferroviari. In diagonale si stava inserendo Catino, capisce tutto ancora una volta Marchetti e può ripartire con D'Ambrosi. Può distendersi ora il Borgorosso. D'Ambrosi si ferma, converge verso il centro, la scambia con Acicerchia. Poi bella palla ancora sulla destra, dove c'è D'Ambrosi, entra in area di gol con il destro, la può crossare, non c'è nessuno in mezzo, crossa comunque Cesaretti, la mette il calcio d'angolo. Si lamentava del fallo qui il numero 32 Colantoni. Primo calcio d'angolo del match sarà per il Borgorosso alla sinistra del portiere Pomponi. Andrà con il destro Di Maria. Sciacquo ancora non battuto. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di un calciatore del Borgorosso rimasto contuso nell'intervento precedente. È D'Ambrosi. Non si gioca da 40 secondi. Ora sì, si può giocare. Si è ripreso D'Ambrosi. C'è il training in area di rigore del Borgorosso. Ora si sparpaglia in mezzo all'area di rigore. Giocatori in maglia bianco-celeste. Eccolo il cross direttamente verso il portiere. La fa sua Pomponi. La chiama. Troppo sul portiere. L'ha battuta il numero 98 Di Maria. La batte corta Pomponi con Cesaretti sulla sinistra, può salire Cesaretti, scambia con Catino, staccato da due giocatori, prende in pieno un gioco del Borgorosso, poi Marchetti e poi il contrasto vincente del difensore Altobelli, e rimane a terra però ancora una volta un giocatore del Borgorosso, preso una pallonata in piano esterno, ora si rialza, lo aiutano a respirare. Pallonata molto forte. Presa da Pellicciari. Ovviamente involontaria. Quindi Catino. Pronto a battere nel laterale che verrà restituita al Borgorosso. Perché la palla ce l'avevano loro. Si può proseguire con Catino che riappoggia palla al Borgorosso. Cambia con Altobelli, è ancora Di Carlo. Codiani. Va Codiani. Bel lancio in verticale, a cercare Cicerchia, non arriva la sponda di Cicerchia. E può ripartire ancora una volta l'Unione Ferroviaria che con tutta la calma del mondo si rifugia verso la propria difesa. In diagonale a cercare Catino, numero 96, punta Marchetti, lo supera. Prova centralmente da Capitan Capasso. Si passa ancora sulla sinistra. Ancora Capasso, verticale con il mancino. Non ci ha creduto questa volta. Con il suo taglio a bale. Stabiliscono palla. Ancora una volta al Borgorosso. Cesaretti. Gira ancora verso Pellicciari, numero 23. Arrivato in contro D'Ambrosi, scambia con Marchetti, il terzino destro, si appoggia ancora verso Altobelli, poi Di Carlo.
Melchiorre si abbassa ora nella linea dei difensori centrali per ricevere il pallone. Palla che passa, sfila in centrocampo, poi la ciccata clamorosamente di Maria. In avanti ancora l'Unione Friuli con l'attacco di Catino. In avanti a cercare il movimento di Mollo, però è contrastato da un difensore del Borgorosso. Poi di testa D'Ambrogio si appoggia a Pomponi. Poi ripartire Cesaretti, il numero 3. Si abbassa e riceve il pallone Capitan Capasso. Poi ancora D'Ambrogio. Sbaglia qui il lancio in avanti, la recupera Melchiorre. Limite dell'area, può calciare il Borgorosso con Di Maria. Palla verticale, diga qui del difensore dell'Unione. Poi si stende sulla sinistra in area di rigore, calcio in porta, parata. Era tutto fermo perché c'è fuori gioco. Ci ha provato D'Annibale. Tutto fermo perché proprio lui era in fuori gioco. Calcio di punizione dentro la propria area di rigore per l'Unione. Capitan Capasso. Ancora verso Pirino, il terzino destro, scambia con De Angelis, lancio lungo in verticale a cercare, ancora Mollo, stoppa male il pallone, non è entrato in gara Mollo finora. Allora Marchetti, Pellicciari, alto Belli, scambia con Di Carlo, stoppa il pallone bene Di Carlo, può salire, si appoggia a Melchiorri, poi ancora Di Carlo, ora arriva Di Maria. Pellicciari in verticale, arriva anche D'Ambrosi che sbaglia però lo scarico verso proprio Di Maria. Può ripartire il contropiede dell'Unione, bello qui Catino in bello stile, subisce anche fallo da Di Maria che chiede scusa, fallo c'era, viene anche ammonito Di Maria. Primo ammonito del match, minuto 21. Calcio di punizione per l'Unione Ferroviari davanti alla lunetta del centrocampo, a battere va il solito Capitan Capasso. Battiamo il destro sul il secondo palo, palla che non arriva però, mette fuori la difesa del Borgorosso, può partire in contropiede, 1 contro 4, attenzione perché qui rischia tantissimo D'Ambrogio, poi l'ultimo a toccare è un giocatore del Borgorosso, allora rimessa laterale per l'Unione Ferroviari. Ancora poche emozioni in questo primo tempo. Pirino a battere. Qui si complica da Pirino, infatti il pallone è uscito. Allora rimessa laterale per il Borgorosso, a battere andrà con il numero 3 Codiani. Centralmente da Di Maria, scarica in dietro, lancio in diagonale sulla fascia destra, copre bene Cesaretti, l'uscita di Pompone. Pomponi la allarga ancora verso Cesaretti, alza lo sguardo Capasso, fitta di corpo via a D'Ambrosi, poi lancio in verticale, ci arriva benissimo il difensore del Borgorosso. Palla ancora però all'Unione, il numero 14 che passa a balla in area di rigore, esce Carmosini e la blocca. Si distende ancora sulla sinistra il Borgorosso con Codiani, poi D'Annibale, lancio che non arriva, ottima la copertura di Pirino. Allora ancora rimessa laterale per il Borgorosso, ma ancora Codiani, la numero 3, a cercare in verticale un scarico di un compagno, di testa ci arriva, ci cerchia e poi commette fallo qui, quindi calcio di punizione per l'Unione Ferroviari, fallo di Cicerchia su Pirino. Cesaretti, il pallone arriva davanti a lui D'Ambrosi, allora è costretto a rifugiarsi indietro da D'Ambrogi. Sbaglia qui, lancio in diagonale Capitan Capasso, è rimessa per il Borgorosso. Tantissimi sbagli qui nei lanci di impostazione, sia da una parte che dall'altra. Marchetti, lancio in verticale, ottima la copertura questa volta, proprio di Capasso. Ancora rimessa, conquista la touche e conquista metri come nel rugby. Il Borgorosso, Marchetti, Di Maria, stoppa bene con il petto in verticale a cercare D'Ambrosi, 2 giocatori su di lui, copre palla qui D'Ambrogio, poi Cesaretti, lancio in verticale, ci arriva ancora a Bale, stoppa però malissimo, recupera ancora Melchiorri,
Va Melchiorre. Si appoggia da Codiani. Ancora lo scarico verso proprio difensore centrale, che è Di Carlo. Poi Pellicciari. Sale Marchetti, palla proprio per lui sulla destra. Può difendersi Marchetti, la può crossare. Arriva Catino, spalla contro spalla. Vince il contrasto Catino. Rimessa dal fondo per l'Unione Ferrovieri. Trama di gioco già vista questa. Il lancio sulle fasce dei giocatori del Borgo Rosso a cercare il cross dentro, e questa volta non è arrivato per l'ottima copertura in fase difensiva di Catino, numero 96. Allora Pomponi, ancora corto, ancora verso Cesaretti, sempre sulla sinistra, si distende l'Unione Ferrovieri, scarica ancora verso D'Ambrogio, che cambia gioco perfettamente verso l'altro terzino, Pirino, attaccato, Pirino attenzione perché rischia, allora scambia con Mollo, perde palla ma conquista però, la rimessa laterale Mollo, ancora Pirino a battere. 25esimo minuto del primo tempo, ancora 0-0, poche, forse una, l'emozione finora in questa gara. Pirino, lancio in verticale dove non c'è nessun però compagno a recuperarlo, allora può ripartire Di Carlo, lancio in verticale che è più un tiro, arriva facilmente tra le braccia di Pomponi, ancora Cesaretti, poi davanti a lui c'è D'Ambrosi, scarica indietro verso D'Ambrogio, poi De Angelis. Può salire il difensore centrale, numero 27. Trova l'attacco di Pirino. Palla che passa. Ora a Bale. Sul pallone, contrasto di gioco, buono. Poi la gira verso la sinistra, che Biancapasso sbaglia. La riconquista ancora Cesaretti. Perde un tempo di gioco, qui Cesaretti la riconquista ancora una volta Catino. Scambia con Mollo, poi ancora Catino. In area di rigore, bella qui la copertura decisiva di Marchetti, e può far ripartire i suoi. Scambio con D'Ambrosi. Poi sul pallone va Pellicciari, che si abbassa ancora in dietro da alto Belli. Poi Di Carlo, numero 13, può salire. Scambia sulla sinistra verso Codiani. A campo lo conquista il terzino numero 3. Poi Melchiorre alza lo sguardo, serve ancora alto Belli nel centro destra. E si va dall'alto terzino Marchetti, da fascia a fascia. Ancora Marchetti, si è fatto vedere, ci cerchia. Non l'ha visto però Marchetti, preferisce tornare indietro proprio dai difensori centrali. Codiani, Di Maria, nel cerchio di centrocampo Di Maria. Buona tecnica individuale qui del numero 98. Cambia con ci cerchia, il cross in area di rigore che non arriva. Non ci arriva il pallone perché c'è De Angelis in copertura che rischia qualcosa. Infatti sbaglia il rilancio, diventa buona per Melchiorre che può calciare, calcia, palla che non scende, ancora un tiro da fuori area e ancora fuori dallo specchio della porta. Pomponi ora recupera il pallone e poi pronto a rilanciare dal fondo, ancora 0-0, minuto 28, scambia con De Angelis, poi Capasso, arriva a Bale, finta, va via, inserisce Catino. Bene qui da Annibale in fase di copertura. Allora rimessa ancora per l'Unione Ferrovieri. Battere va Pirino, numero 77. E la gira in dietro verso i propri difensori centrali. De Angelis e D'Ambrogio. Ora D'Ambrogio. Scambia con Cesaretti, il terzino numero 3. Preferisce tornare da De Angelis invece che servire Catino con il numero 96. Sono due il Catino in campo, il numero 4 e il numero 96 per l'Unione Ferrovieri. Lancio in verticale sbagliato però qui di Pirino. Sbaglia ancora il disimpegno a difesa del Borgo Rosso. Poi conquista per un'ottima rimessa laterale per rifiatare. A battere Andrea Codiani. In verticale a cercare Cicerchia, non ci arriva però il pallone a destinazione e poi subisce anche fallo qui un giocatore dell'Unione Ferrovieri. Ancora non viene battuto questo calcio di punizione, altezza centrocampo, spostati sulla destra, De Angelis sul pallone, taglia il campo a cercare il movimento di Pirino, Marchetti di testa,
ottimo qui finora. Intervento di Marchetti. Poi di D'Ambrosio, lancio in verticale a cercare Cicerchia. In anticipo però c'è cioè il numero 6 D'Ambrogio, poi si rifugia da Cesaretti. Si appoggia verso Capasso. Lancio in verticale. Cercare ancora Catino, interna di dalla mancina, può metterla dentro. Ancora Cesaretti, ancora in copertura, non era Cesaretti, era Marchetti. Conquista anche la rimessa dal fondo, perché l'ultimo a toccare è stato proprio Catino. Girano palla i difensori del Borgo Rosso. Pellicciari. Pecco Diani, lancio in verticale, capisce tutto Pirinò. Poi Capasso si rifugia indietro da De Angelis. Lancia ancora in verticale a cercare con il numero 18 la testa di Mollo. Palla buona. Cade qui Catino e regala palla al Borgo Rosso. Può distendersi con Di Maria. In verticale sulla sinistra c'è Danibale. Il cross in area di rigore sta per arrivare. Doppio passo, anzi calcio in diagonale. Ottimo intervento in scivolata, rischioso. Però di De Angelis c'è calcio d'angolo. Invece no, c'è rimesso dal fondo, perché qui De Angelis è in scivolata. È andato nettamente il pallone, almeno da qui si è visto. Sembrava che l'ultimo tocco fosse stato del difensore dell'Unione Ferrovieri, che ha preso sia palla che gamba. Il rumore qui si è sentito vistosamente. L'arbitro però da rimessa dal fondo. Si può continuare a giocare. Pirino. Capasso. Lascio in verticale a cercare lo stop di petto di Mollo, che arriva ma ha sbagliato ancora una volta. Allora Di Maria. D'Ambrosi scambia indietro da Pellicciari. Cerchi di centrocampo, sale anche Di Carlo. Verticale. Carica al destro, prende in pieno un suo compagno, ci cerchia. Poi Pirino, palla a campanile, si abbassa in questo momento il pallone. Non arriva nessuno sulla sfera. E poi c'è il fallo di Dannibale. Nel contrasto, anzi era Di Maria nel contrasto con Capasso. Allora, calcio di punizione davanti alla propria area di rigore per l'Unione Ferrovieri. De Angelis ancora sul punto di battuta, scambia corto da Capasso. Tocca per Cesaretti. Qua scambia ancora in dietro da D'Ambrogio. De Angelis. Poi ancora D'Ambrogio. Si abbassa Cesaretti per ricevere il pallone. Ma invece in verticale, ora eccolo Cesaretti con il suo mancino. Finta e va via a D'Ambrosi. E poi torna ancora indietro da De Angelis, che ora lancia in verticale. Benissimo a Bale, molto veloce a Bale. In copertura non arrivano due giocatori del Borgo Rosso. Carica il destro a Bale, da posizione difficilissima anche per centrare la porta. Infatti così non la prende. Nel primo tiro dell'Unione Ferrovieri, che ha avuto maggior possesso palla, che non ha finora concretizzato. Ora giro palla ancora verso la fascia sinistra. Si spostiamo verso il centro del campo con Di Carlo. Verticale verso Dannibale. D'esterno, lancio in avanti a cercare Melcari, non ci arriva. C'è la copertura di Pirino, la palla che non esce, ancora buona. D'Ambrogio rischia qui. Allora D'Ambrosi con il piazzone, l'ottima parata, poi sulla ribattuta l'ha mandata fuori incredibilmente Melchiorre. Si era disteso benissimo sulla sinistra il Borgo Rosso, perché aveva perso palla Pirino centralmente, l'ha passata a D'Ambrosi, che ha calciato a botta sicura. Ottima parata di Pompone sulla ribattuta, Riado Melchiorre, che l'ha mandata incredibilmente fuori con il portiere a terra. Prima occasione colossale del match, targata Borgo Rosso. Occasione colossale perché il portiere era a terra. Si sente ancora il Borgo Rosso con D'Ambrosi in area di rigore dalla destra, c'è in anticipo un difensore, vince il testa contro testa. Calcio d'angolo, ma ha rischiato tantissimo l'Unione Ferrovieri in disimpegno, perché ha sbagliato il retropassaggio centrale Pirino, regalando palla di fatto ai giocatori in maglia bianco-celeste. Calcio d'angolo però proprio per il Borgo Rosso, che si fa più attivo in zona offensiva. Ancora Di Maria a battere con il destro e uscire. Quattro giocatori in area di rigore, ora arriva anche il quinto. Bella palla, secondo palo. Testa di Melchiorre, forse la tocca con il tacco D'Ambrogio. L'arbitro non è di questo avviso.
minuto 35. Pomponi a battere. De Angelis, D'Ambrogio. Ora Cesaretti. Può distendersi Cesaretti davanti a lui. Cercatino sbaglia qui Cesaretti, recupera ancora palla il Borgorosso, ma bravissimo D'Ambrogio. Intervento in disimpegno. Si distende sulla destra a Bale. Va centralmente da Capasso. Arriva lo stop in velocità di Capasso, si distende sulla sinistra con Catino, numero 96. Punta Marchetti, Catino riconverge verso il centro. Poi il tacco, il cross in area di rigore, secondo palo. Arriva, mollo, la può rimettere dentro, palla è buona, di testa. Altobelli la fa sua. Ottimo disimpegno qui della, della formazione di Bianco Celeste. Poi c'è il fallo, qui se lo conquista Di Maria e lancia subito in avanti, gioco fermo però. Arbitro deve fischiare, palla era in movimento. Calcio di punizione nei pressi della lunetta del centrocampo per il Borgorosso. Mentre cominciano a scaldarsi le due panchine, Di Maria si fa vedere. D'Ambrosi larga verso Marchetti. Carica ancora in dietro da Pellicciari. Sale Pellicciari. Lancio proprio verso Marchetti. C'è Cesaretti che copre con la testa. Poi Catino. Capasso, ancora Cesaretti. Ancora Capasso poi. È solo. Ricomincia dietro da D'Ambrogio. Poi De Angelis. Lancio in verticale dove non c'è nessuno da raccogliere. Anzi sì, ma è un giocatore della squadra opposta. Melchiorre. Di Maria in avanti. Non aggancia. Il pallone ci cerchia. E allora Pomponi, finora migliore dei suoi, perché ha salvato un gol praticamente già fatto. Si distende verso destra il Borgorosso, può salire in verticale, esce però Carmosini la fa sua. Altobelli. Lancio sballato, ci arriva però in qualche modo D'Annibale. La palla non era per lui, allora D'Annibale ne punta due. E poi rientra in scivolata, un ottimo intervento difensivo di Pirino. Palla fuori, calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo della partita. Tutti e tre firmati Borgorosso, questa volta il primo alla destra di Pomponi. E andrà a battere ancora Di Maria con il destro a rientrare questa volta. Ne salgono 5 in area di rigore avversaria. C'è Marchetti, c'è D'Ambrosi più alti, c'è anche Melchiorre al limite. Di Maria, primo palla, eccolo Melchiorre, palla per lui di testa, incredibile, l'ho vista dentro, la palla non è entrata, era uno schema, si era visto, Melchiorre si è staccato dal limite dell'area, taglio verso il primo palo, palla proprio perfetta per la testa di Melchiorre che in diagonale ha provato a battere Pomponi, la palla che è uscita veramente di poco. Ottima azione ancora del Borgorosso che si fa sempre più vicino al gol. Minuto 38, l'ora De Angelis. Pino in verticale a cercare Abbale, anticipato da Codianni. Rimessa laterale ancora per l'Unione. Capasso, lancio sbagliato, la recupera ancora Di Maria che va via, gioco di prestigio. Verticale da D'Annibale che scivola al momento di ricevere il pallone, recupera palla all'Unione con Capasso. Orizzontalmente da Enea Cesaretti che può salire. Scambia in avanti con Catino, sulla posizione di Cesaretti. Catino va verso il centro, ora gli rada col tacco, non sulla corsa però, neanche sui piedi, e la palla è fuori. Rimessa per il Borgorosso. A battere andrà il solito Marchetti. Profondo, cercare Cicerchi, anticipato però ancora una volta da Capasso. Poi Catino centralmente, può anche calciare da lì, preferisce andare centro del campo. Da mollo, verticale per Abbale sulla destra, può crossare, la finta, va via due giocatori, Abbale col mancino, può anche tirare a giro. Torna indietro, Pirino mette dentro la sua terra, poi il calcio di Catino, poi sulla destra arriva a botta sicura. Capasso, ottima parata di Carmosini,
gli era entrato in area di rigore da sinistra. Capasso servito perfettamente da Catino con il piattone, l'ha piazzata. Ottima parata di Carmosini. Ancora in avanti però l'Unione Ferroviaria, che non riesce a crossare, troppo lungo il pallone verso Catino. Ottima parata ancora di Carmosini. Una parata per uno provvidenziale sia per Pomponi che per Carmosini. Decisamente i migliori delle loro squadre hanno salvato due gol già fatti. Ancora Carmosini, la gira verso Codiani, che alza lo sguardo, può salire a campo, non c'è nessuno a contrastarlo. Preferisce tornare indietro da Di Carlo, ma non c'è più tempo in questo primo tempo. L'arbitro fischia, duplice fischio, si andrà negli spogliatoi con il parziale di 0-0. Poche emozioni, per il tempo vivace solamente negli ultimi 10 minuti con due ottime parate dei rispettivi portieri Pomponi e Carmosini.
Sta per iniziare il secondo tempo tra Unione Ferroviaria e Borgorosso 0-0. Il parziale cambio nel Borgorosso, è uscito Codiani, numero 3, è entrato con il numero 2 Benedetti. C'è stato un cambio anche nell'Unione Ferroviaria, è entrato con il numero 21 Bazzichi, è uscito con il numero 18 Mollo, e si riparte. Si stende sulla sinistra Catino, entra ancora verso Cesaretti, poi scambiano ancora tra i difensori centrali. Questo secondo tempo attaccata a sinistra verso destra l'Unione Ferroviaria, da destra verso sinistra il Borgorosso. Può salire Pirino, scambiano avanti poi sulla destra con Abale, che non arriva però a crossare, troppo lungo la verticale di Mollo. Di Carlo scambia con Melchiorre, si appoggia da Altobelli, poi ancora Di Carlo, gira ancora verso il proprio compagno di reparto, si fa vedere Benedetti, palla in verticale però a cercare da Annibale, anticipato ancora una volta da De Angelis. Può ripartire Carmosini, che si appoggia a Altobelli, che però sbaglia il lancio in verticale. Pirino, rimessa laterale in zona offensiva per l'Unione Ferrovieri. Eccolo Pirino, scambio in avanti, ci arriva Bazzichi, poggia in dietro da Catino, ancora verso l'altro Catino, che carica adesso la sua terra, si distende Carmosini, la fa sua, rilancia subito sulla sinistra, lancio quasi perfetto, però non arriva nessun giocatore del Borgorosso. Entrato in campo il numero 85 Maiorana per il Borgorosso, fare l'esterno sinistro d'attacco. Lancio in verticale, capisce tutto però ancora una volta De Angelis, che subisce anche fallo. Allora può ripartire da dietro la formazione dell'Unione Ferrovieri con un calcio di punizione. Catino, Cesaretti, scambia ancora con Catino, alza lo sguardo Catino, vuole cercare in verticale un suo compagno, non arriva un suggerimento, allora preferisce tornare ancora da De Angelis. Eccolo il lancio lungo in verticale, cercare con il numero 14 Abale, palla che schizza Di Maria, ora Melchiorre in avanti, c'è Maiorana che può crossare con il mancino, eccolo Maiorana. Ah, per crossare, la vero fischia però, perché c'è stato il fuorigioco proprio di Maiorana. E riparte subito l'Unione. Qui scivola Benedetti, lentamente scivola da recupera palla però. Poi ci cerchia, lancio sulla sinistra, a cercare ancora una volta Maiorana, non ci arriva, troppo lungo. Pomponi si fa sentire, numero 1. Scambia con D'Ambrogio, poi ancora De Angelis. Pirino. Lascio in verticale, a cercare con il numero 14 Abale. Anzi era Bazzichi. Copre bene però Di Carlo. Si appoggia ancora da Carmosini, poi ancora Di Carlo. Può salire con il palla al piede. Melchiorre. Alza lo sguardo, serve sulla destra D'Annibale, che si è spostato a fare l'esterno destro per far spazio a sinistra a Maiorana, è uscito D'Ambrosi per il Borgorosso. Ora si distende l'Unione, palla a centrocampo, larga sulla destra, il cross in area di rigore, ci ha provato con il numero 14 Abale, capisce tutto Di Carlo, che si rifugia in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo del secondo tempo sarà
per il Borgo Rosso, anche il primo del match per la formazione in maglia blu. Andrà a battere con il numero 18 Mollo, il destra uscire, sinistra del portiere Carmosini. Eccolo qui, cross basso, la copre bene Benedetti, poi palla ancora buona, forse fuori gioco, infatti è così. Si alza la bandierina, rimessa, anzi calcio di punizione per il Borgo Rosso. 5 minuti all'inizio di questo secondo tempo. Più vivace la squadra in maglia blu, l'Unione Ferroieri. D'Ambrogio scambia sulla sinistra con Cesaretti. Verticale, arriva il suggerimento di Catino. Capasso poi. Ancora Mollo. Ancora Capasso, si rifugia in dietro da De Angelis, che può salire in diagonale a cercare l'inserimento di un suo attaccante. Capisce tutto. Ancora una volta Pellicciari, forse lo stoppa con il braccio, infatti è così, si è aiutato con il braccio, ci cerchia, può battere subito l'Unione Ferroieri. A centrocampo scambiano i due, verticale verso la sinistra, capisce tutto ancora una volta Marchetti. Pellicciari, poi Di Maria, Melchiorre qui, una verticale, capisce, tocca ancora una volta Capasso, poi contrasto che favorisce l'intervento della numero 14 Abbale, può ripartire l'Unione, scambio con Abbale sulla fascia destra, arriva da Bazzichi che si dimentica del pallone, scivolata, allora l'intervento di Benedetti che prende due giocatori, ma non c'è fallo, Melchiorre, lancio in avanti, c'è ancora la copertura di De Angelis, Capasso, sulla sinistra, cercare l'inserimento di Catino che non arriva, esce Carmosini e la fa sua, scambia con Di Carlo, si appoggia a Di Maria, scambia con Pellicciari, lancio sulla sinistra, cercare Maiorana di testa, copre bene Pirino, tocco la Pellicciari, Benedetti con il mancino, sbaglia, recupera ancora l'Unione. Mamma mia, fallaccio qui di Maiorana, che è entrata a gamba tesa. Viene ammonito Maiorana, fallo sciocco, che è entrata a gamba tesa su Mollo. Ammonito Benedetti, è entrato in questo secondo tempo. Ammonito Benedetti, secondo ammonito del match, secondo ammonito per il Borgo Rosso, mentre esce Pirino per l'Unione Ferroieri, è entrato il numero 13 Di Bartolomei, cognome importante per lui. In avanti, fuori gioco però fischiato anche per lui, per il nuovo entrato, è entrato anche il numero 15 per l'Unione Ferroieri. Ora Maiorana scambia con Maiorana, perde palla poi Benedetti, no, Di Bartolomei, rimessa laterale per l'Unione Ferroieri, scambia a centrocampo Capasso, poi Mollo, cross deviato da Melchiorre, la fa sua De Angelis, anzi era Altobelli, ancora Mollo dietro da Di Bartolomei che scambia con D'Ambrogio, poi Cesaretti, scambia ancora con D'Ambrogio, ci in avanti Benedetti, ci arriva poi Di Carlo, mentre per l'Unione Ferroviaria è entrato anche il numero 15 Ruggeri,
di Bartolomei, lancio in avanti a cercare la testa di Mollo, palla per lui, non ci arriva Ruggeri, può ripartire ancora una volta Maiorana, può distendersi sulla sinistra, punta di Bartolomei, va centralmente Maiorana, vuole cambiare gioco però non c'è nessuno, va in verticale a cercare Cicerchia con Di Maria, palla per lui, calcia, deviazione, esce bene qui l'Unione Ferroviaria, può partire dal contropiede, 4 contro 5, lancio sulla sinistra per Bazzichi, non ci arriva però, pallone troppo lungo, è uscito a Bale per l'Unione Ferroviari per far posto a Ruggeri. Cesaretti alza un campanile rischiosissimo per Pomponi, in qualche modo rilancia, buono ancora di testa, va De Angelis, può calciare Di Maria, prende in piena ancora De Angelis che fa di tutto per non far entrare il pallone in porta. Allora calcio d'angolo per il Borgorosso, a battere ancora Di Maria con il destro a uscire, ne salgono 5 in area di rigore, a Di Maria batterà su terra, spazza la difesa dell'Unione, rimessa laterale dalla destra con Di Maria che batte subito il tacco ancora per Di Maria, anticipato da Catino, per partire Catino che supera Di Maria sulla sinistra, 2 contro 4, Catino rientra sul destro, va centralmente, sbaglia qui Catino, può recuperare ancora palla il Borgorosso, poi spazza ad Ambrosio, ancora per Di Maria che va via due giocatori, commette fallo qui, Mollo, fallo inutile di Mollo, calcio di munizione dei 30 metri spostati sulla centrodestra. Viene anche ammonito. Viene ammonito Catino per proteste. Non Mollo per il fallo. Di primo ammonito per il Borgoros, per il Unione Ferroviari. Catino numero 4. Calcio di punizione per il Borgorosso dalla rincorsa, che doveva andare addirittura in porta dei 30 metri, ne mette 3 in barriera Pomponi, anzi sono pronti altri 2 cambi per il Borgorosso, pronto anche un cambio per l'Unione, calcia, palla che non si abbassa, con l'esterno fuori Prato Maiorana. Batte corta, rischia qualcosa qui l'Unione in uscita di Bartolomei, può salire, lancino in verticale a cercare il numero 21 Bazzichi, poi ci cerchia, prende il pallone qui d'Ambrogio, l'arbitro dice che c'è stato fallo, ora calcio di punizione, fallo subito da Cicerchia ed ecco pronti 2 cambi per il Borgorosso. Esce Di Maria, ed esce anche Pellicciari per il Borgorosso, mentre è stato un cambio anche nell'Unione Ferroviaria, doppio cambio. Mentre per il Borgorosso è entrato Lemmo con il numero 22 e Gasbarrini con il numero 5. Sono usciti Di Maria e Pellicciari. Ma Melchiorre a battere. Cross sul secondo palo, stacca di testa Ruggeri, la fa sua, la regala ancora una volta però al Borgorosso, si distende sulla destra,
cross, raso terra in area di rigore, non arriva nessuno, la spazza la difesa blu. Catino sbaglia lo stop. Entrato per intanto il numero 5 per la formazione dell'Unione. Entrato Toropu. Ed è uscito proprio il numero 96 Catino. Ora sì, segna sulla destra il Borgorossi, entra in area di rigore, può tirarla e la palla passa incredibilmente, sembrava l'azione terminata, sembrava non ci fosse più campo per metterla dentro, invece tocco sotto che ha battuto Pomponi. Il gol di Maiorana, il numero 85, è entrato in questo secondo tempo, il lancio in verticale. Maiorana in diagonale da centro-sinistra, si è spostato sulla destra, è stato un tiro cross con la punta che è entrato in porta, raso terra, ci ha provato Maiorana, ci è riuscito, 1-0 per il Borgorosso, l'ha sbloccata Maiorana al minuto 16 di questo secondo tempo. Di Bartolomei. Poi perde palla qui Melchiorre. Ora ancora palla a Lemmo, poi perde il pallone. Catino sulla sfera, lancio in verticale a cercare Bazzichi. Si appoggia in dietro dove non c'è nessuno, palla però fuori, rimessa laterale. Anzi no, la palla perché non è uscita. Allora l'Unione ancora sul pallone con D'Ambrogio, poi De Angelis. Lancio in verticale dove però non c'è nessun giocatore sul pallone e non ci arrivano. Rimessa per il Borgorosso. In avanti, bella la palla del numero 17, ancora per Maiorana, D'Annibale per Maiorana che può calciare, calcia in diagonale fuori, troppo alta. Maiorana decisamente il più vivace dei suoi, entrando in questo secondo tempo, un tiro insidioso e il gol che finora sta decidendo questa sesta giornata di UEFA Super League, Unione 0 Borgorosso 1. Proprio Maiorana l'ha sbloccata questo inizio di ripresa. Scambia sulla destra, Di Bartolomei, può salire. Finta di corpo, se ne va Di Bartolomei, arriva anche un altro giocatore su di lui, le supera anche in bello stile. Poi la scambia con Catino. Verticale, ancora a cercare il numero 18 che scivola, mollo. Recupera ancora palla Melchiorre, può distendersi sulla destra. Con Gasbarrini il Borgorosso, palla troppo lunga, esce Pomponi. Ancora verso Melchiorre che può calciare, non c'è nessuno in porta. Anticipato benissimo da un intervento difensivo. Diventa troppo alta, qui si lamenta Pomponi. Allora Di Bartolomei, indietro con De Angelis. Capasso, ancora De Angelis. Nel verticale sbaglia, la riconquista ancora Melchiorre. Anzi Maiorana. Si appoggia verso Toropu con numero 5, calcio in diagonale. Altro cambio per il Borgorosso. Esce numero 19, Cicerchia.
mentre la fascia di capitano va sul braccio del portiere Carmosini. Entrato con il numero 9 Spinatoli per il Borgo Rosso. Cambio delle punte. Di Bartolomei, Ruggeri, fitta di corpo, palla in verticale, cercare ancora una volta con il numero 18, mollo, anticipato ancora una volta da Altobelli, anzi di Carlo, poi ancora palla ancora buona per il tiro cross, più un tiro che un cross, di D'Annibale con il numero 17, palla fuori, nessuna deviazione, può ripartire ancora l'Unione, che scambiano tra De Angelis e D'Ambrosio, D'Ambrogio. Mollo, si appoggia ancora verso De Angelis, Di Bartolomei, verticale, ancora De Angelis, poi Di Bartolomei, scambia verso Capasso, gira dall'altra parte, sbaglia però, riconquista ancora la palla il Borgo Rosso con Majorana, che va via, Majorana a due giocatori, scambia al limite con Melchiorre, Melchiorre si gira con il mancino, può anche calciare, un suggerimento verticale in area di rigore, dove però non c'è nessuno, c'è Pomponi che blocca il pallone, può ripartire l'Unione Ferroviari, lancio lungo dove però non c'è nessuno, la stoppa Marchetti, cambia centrocampo con Gasbarrini, poi Gemmo, lancio lungo, Lemmo, lancio lungo, palla gara fuori, rimessa laterale sarà per l'Unione. Riparte da dietro, uscito anche Cesaretti, il terzino sinistro numero 3 per l'Unione Ferroviari. Di Bartolomei, lancio in verticale a cercare Ruggeri, sbagliato però da parte di Di Bartolomei, Benedetti. Una verticale a cercare D'Annibale, sbaglia D'Annibale, questa palla mollo, poi Capasso, Veronica di Capasso, va via due giocatori, Di Bartolomei, scende in avanti, deviato, palla ancora buona per mollo, poi Capasso, ancora mollo, scende in avanti, sballato, la lascia fuori il portiere Carmosini. Di Carlo Altobelli, girano palla loro due. Si abbassa Melchiori, riceve ora il pallone. Lancia sulla destra dove può distendersi. Ed ora il Borgo Rosso. Majorana. Che perde il pallone, può riconquistarla l'Unione in avanti con il numero 21. Bazzichi. Palla che in qualche modo arriva dalla disposizione di Catino. Palla ancora al numero 5, che è Toropu, che ha provato un tiro raso terra, l'ha bloccata Carmosini senza nessuna difficoltà. Marchetti, può salire il terzino numero 92. D'Ambrosi. Poggia ancora in dietro. Di Carlo, la verticale, bella palla di D'Annibale che può far correre Benedetti, cioè in anticipo su di lui De Angelis che commette fallo. De Angelis batte corto per il capitano Capasso, poi Catino con il numero 4 in avanti a cercare mollo, poi cercava lo scambio ancora con Catino, non si capiscono i due, con questa palla D'Annibale centralmente da Gemmo, ancora indietro verso Melchiorre, si era Gasbarrini per Melchiorre, lancio proprio per Gemmo, non ci arriva,
ottima copertura qui del numero 33 dell'Unione Ferroviari, che può ripartire. Di Bartolomei, lancio in verticale, sponda di Bazzighi a cercare Ruggeri. Siamo entrati nel 25esimo minuto di questo secondo tempo. Ancora 1-0. Si è spenta un po' la partita dopo il gol degli ospiti. Passa Ruggeri qui, subisce fallo di Benedetti. Capasso, lancio sulla sinistra, si distende bene. Ora l'Unione, il numero 5, entra in area di rigore, va giù, non c'è niente, conquista ancora il pallone. Toropu, tentato il cross, altro cambio però per il Borgorosso. Esce Benedetti, che è nervoso e anche ammonito, ha commesso tantissimi falli, non devi dare la doppia ammonizione. Entra Cesaretti. Ora Marchetti va a sinistra. Cesaretti va a fare il difensore centrale. Difesa a 3. Cambia il modulo. Difesa a 3. 3-5-2. Altobelli qui. Rischia, si appoggia da Di Carlo. Poi Lemmo. Ancora Altobelli, lancio in avanti a cercare i Marchetti. Perde il contrasto con il numero 13 di Bartolomei, che recupera il pallone, poi la scambia con Capasso. Aggira un giocatore in maglia bianco celeste. Può ripartire Catino. Si distende sulla sinistra con Toropu. Centralmente si appoggia ancora verso Catino. La gira ancora da Capasso, che può anche calciare da lì. Ci pensa, cross in area di rigore. Cercare l'inserimento di Bazzichi, che però non ci arriva. Esce la Fassua Carmosini. Pronto al rilancio. Corto, cercare ancora Di Carlo, il numero 13. Lemmo, Siga Sbarrini, si appoggia ancora in aiuto da Carmosini, poi Di Carlo, D'Annibale, Spinatoli, il numero 9, tocca il suo primo pallone, allarga sulla sinistra, sballato però, regala palla a Pomponi, Spinatoli. Si appoggia a De Angelis Pomponi. Toropu. Poi Catino. Lancia sulla destra a cercare Ruggeri. Anticipato, anzi lascia scorrere Di Carlo. Cambia ancora per il Borgorosso. Esce D'Annibale, qui il numero 17. ...3-5-1-1... per il Borgorosso. Entra anche il numero 10 Fiori per il Borgorosso. Uscito D'Annibale. Per ripartire Di Bartolomei, che va via al Melchiorre, va via anche a Fiori. Ancora Di Bartolomei, scambia con Catino, attaccato da due giocatori. Di Bartolomei, cross in area di rigore, palla che è buona, spiovi in area. Cercare, mollo, non ci arriva però, numero 21. E riparte benissimo, qui Gasbarrini subisce anche fallo. Fallo da
di Catino. Che rimane a cattare, ora si rialza. Era Majorana per subito il fallo, che si è spostato sul centrodestra in questo 3-5-1-1, unica punta Spinetoli. E da lui agisce proprio Majorana. Fascia sinistra affidata a Marchetti. Calcio di punizione per il Borgorosso, tre quarti difensiva sul centrodestra. Lancio lungo in area di rigore dove ora non c'è nessun giocatore a raccogliere. Ora sulla ribattuta va Fiori, il tiro cross, in area di rigore, la bella parata in bello stile di Pomponi, che ha levato la palla da sotto al set. Per il 2-0 ci ha provato Lemmo per il Borgorosso, tiro cross dalla destra, una saetta che si stava per infilare sotto al set, un'ottima respinta ancora una volta di Pomponi, che ne ha levate due di possibili gol. Che se la sua squadra è ancora sotto per 1-0, non poteva farci niente sul gol di Melchiorre, anzi di Majorana. Calcio d'angolo, tutto in mezzo, esce ancora Pomponi, arriva Bazzichi, si complica un po' la vita, infatti regala la rimessa laterale per il Borgorosso. Che ancora non batte il Borgorosso, si è accorto ora, la rimessa era per loro. Tutto in questo momento, indietro a cercare Cesaretti. Ora Cesaretti è entrato per il Borgorosso, erano due Cesaretti in campo. C'era anche uno nell'Unione che però è uscito in questo secondo tempo. Lancio profondo, esce Pomponi, la fa sua. Larga verso De Angelis, può salire il difensore centrale. Cercare di Bartolomei, scambia centrale, cercare Capasso. C'è davanti, anticipato, ancora una volta ad un ottimo intervento di Di Carlo. Spinatori, l'ultimo a toccare forse proprio lui, rimessa sarà per il Borgorosso. Già battuta di Bartolomei, poi Ruggeri, scambio con Mollo, poi De Angelis, ancora Spinatori, ultimo a toccare. Ancora rimessa, ancora per il Borgorosso. Mollo. Capasso, poi ancora Mollo. Di Bartolomei. Scambia con Ruggeri. Di Bartolomei cambia gioco, lo fa perfettamente. A cercare Catino. Anticipato, però dall'intervento di Gasbarrini. Poi ancora Catino, ancora Gasbarrini. Riesce Majorana a recuperare il pallone, gira in indietro, lancio in avanti, verticale, c'è nessuno a raccogliere. Allora ancora Catino, centralmente, in scivolata Fiori, la fa sua, può ripartire ancora il Borgorosso con Melchiorre. Lancio in verticale, la palla è buona, in area di rigore, il tiro fuori, incredibilmente, se l'è mangiato Marchetti. E riparte subito l'Unione Ferrovieri con Di Bartolomei. Quello qui, proprio Marchetti, proprio su Di Bartolomei a rincorrerlo. Anzi era Lemmo. Era proprio Lemmo, non era Marchetti. Essersi divorato il gol del potenziale 0-2. Ora Lemmo a battere, Di Bartolomei in anticipo. Poi De Angelis. Cambia con Pomponi. Lancio sulla sinistra. Capisce tutto Majorana. Poi si mette in mezzo. Si frappone fra lui e la porta. Ancora Majorana. Recupera il pallone. Fallo qui di Capasso. Vola a terra Majorana. La dice che si può continuare. Si distende sulla destra il Borgorosso, che può crossarla. Eccolo il cross. Sballato. Rimessa dal fondo. Ancora per l'Unione Ferroviari. Sei minuti al termine, più recupero in questo secondo tempo, mentre c'è ancora a terra Majorana. Gioca ancora, non può proseguire perché Majorana è ancora a terra.
subito un contrasto di gioco con Catino. Gioco ancora fermo, spezzettato in questo secondo tempo. Stiamo entrando nel 35esimo minuto di questo seconda frazione, 5 minuti al termine. Pomponi è pronto a rilanciarla lunga, portiere che ha levato dalla porta, 2 gol quasi già fatti per il Borgorosso. Eccolo Pomponi. Rilancia la corta a cercare Toropu, che scambia con D'Ambrogio. Quella invertita sulla sinistra, c'è Catino. Catino può puntare, non c'è nessuno su di lui. Ravaffiori superato centralmente a cercare Mollo. Si scambiano il pallone in mezzo, l'area di rigore, esce Carmosini, la fa sua, netta a terra ancora Catino. Intervento non falloso, era di Gasbarrini. Allora Carmosini, rilancio lunghissimo, bello stop di Catino in verticale a cercare Ruggeri. La palla gliela ruba Bazzichi sulla destra, verrà Di Bartolomei che può crossarla, va Di Bartolomei fino al fondo, finta di cross, rientra sul mancino, ancora sul destro, cross bello sul secondo palo, di testa, vanno in due, Carmosini la fa sua. Erano andati Ruggeri e Toropu con la testa, l'ha presa Ruggeri, un passaggio per Carmosini che la larga sulla sinistra verso Lemmo, che si è divorato il gol dello 0-2. La portiere battuta, l'ha mandato fuori. Altobelli scambia con Di Carlo, ancora Altobelli, si rifugia indietro da Carmosini, diventato capitano dopo l'uscita di Cicerchia. Poi Altobelli, lancio lungo, ci arriva poi Marchetti, di tacco Maiorana, vale buona, prende Spinetoli, Spinetoli in area di rigore, si dimentica però del pallone, allora lo riconquista, scambia ancora con il tiraccio di Maiorana con il mancino al limite dell'area, l'ha mandata fuori, corpo all'indietro, palla alle stelle. Pomponi, parte corta per De Angelis, Di Bartolomei verticale a cercare ancora una volta Catino, che ha toccato tantissimi palloni in questo secondo tempo, il più tecnico dei suoi. Lancio di Gasbarrini a cercare Spinetoli, troppo profondo, esce ancora Pomponi, di testa vince il contrasto Marchetti, poi Toropu, ferma tutto ancora una volta Gasbarrini. Catino poi scambia con il fratello, anche lui Catino, numero 96. Cambio gioco sulla destra dove c'è Di Bartolomei, può salire il numero 13, su di lui c'è Lemmo. Di Bartolomei scambia con De Angelis, per tirare in avanti, cercare il tacco di Catino, era buono il pallone per Bazzichi, ottimo intervento di Cesaretti. Catino cambia gioco, dall'altra parte ancora una volta Di Carlo, che ha vinto tutti i duelli aerei e tutti i contrasti finora. Ruggeri si abbassa ancora verso Di Bartolomei, poi Mollo, Catino in mezzo a due, ancora una volta, ancora una volta Di Carlo, rimessa laterale per l'Unione, batte proprio Catino in area di rigore, cercare Ruggeri, stoppa con il petto, palla che lo supera, contrasto con Cesaretti, tutto buono. Rimessa per l'Unione, batte Di Bartolomei, va a lungo a cercare Catino che svetta con la testa, però non c'è nessuno a raccogliere. Allora Carmosini la fa sua, mancano 2 minuti più recupero al termine di questo secondo tempo, 0-1 tra Unione Ferroviaria e Borgorosso. Al secondo tempo ci ha pensato Maiorana a sbloccarla e finora a deciderla. Lancio lungo, di testa va Di Bartolomei, ancora Maiorana a recuperare il pallone, viene bello stile, torna indietro dal proprio portiere,
Carmosini. Lancio lungo, cercare Lemmo. Forse l'ultima azione del match. Stende sulla sinistra con Catino Lugnone, che può anche calciare. Calcia! Deviazione di Gasbarrini, rimessa per Lugnone. Fiore di testa. La spazza Cesaretti. Attenzione, perché qui Cesaretti va a dire qualcosa all'arbitro, perché ha urlato lascia Cesaretti. Ovviamente nel calcio non si può dire, viene anche ammonito Cesaretti. Calcio di punizione all'ultimo minuto, pericolosissima per Unione Ferrovieri. Il fallo di Cesaretti, che più che un fallo ha urlato lascia, non si può dire nel calcio, il regolamento parla chiaro. Calcio di punizione nel centro-sinistra, circa 20 metri, anche di qualcosa di meno, sul pallone. Ce ne sono tre per l'Unione Ferrovieri. C'è Capasso, il capitano, che la può toccare. Sale incredibilmente anche Pomponi, perché sarà l'ultima occasione del match. Pomponi si va a mettere in area di rigore. C'è Catino che la può toccare in qualche modo, no, da come si è posizionato. Anzi, è Capasso che la può toccare. Contano i passi. Capasso lo tocca, corta il tiro piazzato, ottima parata, e poi sulla ribattuta arriva il gol dell'Unione, ma l'arbitro fischia fallo sul portiere Cermosini. Carmosini, ottima parata qui di Carmosini, sulla ribattuta era arrivato Bazzichi, che ha preso sia pallone che portiere, perché il portiere l'aveva praticamente bloccato in due tempi. Era levata Bazzichi, che ha dato il gol dell'1-1. Gioco è fermo, rimane ancora a terra Carmosini, e credo che qui ci sarà il triplice fischio. Ci aveva provato dalla punizione di Angelis, un'ottima punizione di De Angelis, quella che è scesa, ci ha provato De Angelis, l'ottima parata respinta di Carmosini. E ribadiamo che sulla ribattuta c'era arrivato Bazzichi, aveva trovato il gol, l'arbitro ha fischiato fallo perché Bazzichi ha colpito sia la palla che il portiere, e quindi fallo. Ma chiama il VAR, quindi non è fallo, l'arbitro va al VAR. Allora, quindi si andrà al VAR in questo ultimo minuto, partita accesa, perché ribadiamo, mentre sono passati 3 minuti oltre il tempo di gioco, l'arbitro ancora è al VAR. Da qui sembrava la carica però sul portiere, ribadiamo, calcio di punizione per l'Unione Ferrovieri. Ci ha provato De Angelis, si è disteso Carmosini, l'ha parata con una mano. Il VAR conferma, il gol non è buono, perché Bazzi che ha preso il portiere e il pallone. Quindi carica sul portiere, 0-1, si rimane a giocare gli ultimi secondi di gioco. L'arbitro fischia il triplice fischio, e allora dal campo Sbardella di Giardinetti, Unione Ferrovieri 0, Borgo Rosso 1, ci ha pensato Maiorana.